Non solo oggi, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è importante sensibilizzare riguardo questa delicata tematica. Ma ogni giorno, in ogni contesto, ogni situazione, anche un semplice sguardo. Una parola detta al momento giusto, un gesto comune, far sentire la nostra presenza, la nostra importanza. Sostenerci a vicenda e dare la nostra testimonianza. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per essere noi stesse con chiunque, per far prevalere la nostra reale essenza, senza se e senza ma, le nostre paure, i nostri pensieri, per far valere i nostri diritti, per farci valere. Ci vuole coraggio per opporci al mondo che ci circonda quando non ci piace il verso in cui sta girando, per guardare negli occhi di chi ci attacca. Ci vuole coraggio per rivolgerci agli eventi senza paura, con aria di sfida, desiderose di riscatto. Ci vuole coraggio per affrontare tutti gli ostacoli senza paura delle conseguenze, contando solo sulle nostre forze e avendo stima di noi stesse. La donna è motore del mondo. È energia pura. È vita. Il tema della violenza è purtroppo sempre più parte integrante della cronaca quotidiana. Occorre agire per favorire una nuova dimensione culturale che sposi nel profondo e non solo superficialmente, a parole, il concetto di parità. Che non significa un genere contro un altro per recuperare il potere perduto. Ma che invece vede adesso connaturato il principio di corresponsabilità e di complementarietà. Diciamo basta alle ingiustizie. Basta alla violenza. Alla supremazia. Alle disparità. All'odio. Secondo scrive: grazie a te, donna, madre, che ti fai grembo dell'essere umano, nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce. Ti fai guida nei suoi primi passi, sostegno nella sua crescita e punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino e quello di un uomo in un rapporto di reciproco dono, al servizio della comunione e della vita. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. Con la tua percezione, che è propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione nel mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. La donna non è l'oggetto su cui sfogare rabbia e frustrazione per i propri fallimenti. È una persona che merita di essere amata, soprattutto capace di ascoltare. La donna non merita morte e violenza, perché è colei che genera vita e spesso porta la gioia. La donna è molto più che madre, sorella e amica. Anche per me la donna è cuore del mondo. A volte piccola, ma sempre forte e coraggiosa. Ecco chi è la donna. Inferiore è solo chi ha paura. La donna è cuore del mondo. Anche per me la donna è cuore del mondo. 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 La donna è al cuore del mondo. La donna è cuore del mondo. La donna è cuore del mondo. La donna è cuore del mondo.